della città di Reggio Calabria. Innanzitutto un ringraziamento a tutti voi che siete qui presenti e che ci dedicate la vostra attenzione. Un ringraziamento particolare alle suore Veronica del Volto Santo, alla Madre Generale in particolare, che ci ospitano presso la loro sede. Un ringraziamento inoltre particolare all'Associazione degli Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Cavernoso e in particolare ai fratelli Tomaselli che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento. Un ringraziamento a nome mio personale a coloro che sono stati la vera anima di questa iniziativa, Carmelo Merenda e Domenico Guarda, e alle associazioni culturali che hanno collaborato, il Giardino di Morgana e la Voce del Sud. Inoltre hanno collaborato, e ringraziamo per questo, l'associazione Portatori della Vara Madonna della Consolazione di Reggio Calabria. Nella vita di tutti i giorni si dice troppe poche volte grazie, quindi mi è sembrato doveroso iniziare dai ringraziamenti prima di passare al merito di questa giornata. Chiamo quindi per un saluto Suor Daniela, che in rappresentanza delle suore Veroniche ci dà il benvenuto. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Io ringrazio innanzitutto l'associazione Amici di San Gaetano Cavernoso del Volto Santo, che loro cercano sempre di tenere viva la figura del santo fondatore di San Gaetano Cavernoso. Ringrazio gli oratori di questa sera, ringrazio i due consiglieri comunali, Quartuccio e Nino Mileto, miei amici d'infanzia. Siamo cresciuti con loro. Ringrazio le mie consorelle sempre per il sorriso e per l'accoglienza che hanno quando ci sono queste situazioni. Ringrazio la comunità tutta quanta del santuario che frequenta attentamente e cerca di raccogliere sempre i segni che San Gaetano Cavernoso ha lasciato. Bene, dopo i ringraziamenti lo sensato il benvenuto a tutti e ad ognuno di voi. Sono contentissima nel campo della scuola dove opero da sempre per queste iniziative che sono iniziative culturali, queste iniziative di cui noi tutti abbiamo tanto bisogno. Non è un errore collocare, ci sta bene San Gaetano Cavernoso, di Floricino ai Bronzi di Riace, vicino agli amici portatori della Madonna, vicino ai ragazzi del calcio. Ecco, San Gaetano ci sta, perché San Gaetano è stato un uomo che si è sempre impegnato tanto nel sociale. Io colgo l'occasione, non lo dimentico mai, di dire che San Gaetano Cavernoso non è il santo sconosciuto della nostra Calabria, ma è il santo trascurato, consentitemi, è un po' trascurato. Noi dovremmo essere sempre più attenti, perché la figura di San Gaetano Cavernoso, in mezzo alle tante figure che la Calabria bizantina, la Calabria dei Santi, la Calabria dell'arte, la Calabria della musica, Cilea, e non sto qui ad elencare i grandi personaggi che hanno fatto la storia e che sono degni di essere ricordati. Ma San Gaetano Cavernoso è degno di essere ricordato per quello che ha fatto nel sociale. Un figlio della nostra terra, nato e cresciuto in questa terra di Calabria, nato a Corio di San Lorenzo, 1879, morto a Reggio Calabria proprio in questa casa, il 4 aprile 1963. Sacerdote che ha avuto dei grandi obiettivi nella vita, il restauro spirituale e quello sociale della società. Il restauro spirituale prima di tutto. Noi abbiamo completato da poco l'anno della misericordia, il giubileo della misericordia, e siamo in quest'anno nell'anno delle vocazioni. Bene, volendo identificare San Gaetano Cavernoso, noi lo dobbiamo identificare come il santo della misericordia.
il santo che ha esercitato il suo sacerdozio per ben 17 anni nella comunità parrocchiale di Pentidattilo. Non mi piacciono tutti quegli episodi che riportano continuamente zona degradata, ma diciamo che erano un po' i tempi, non c'erano le scuole, quindi San Gaetano Catanoso non si è rassegnato a questa situazione, si è rimboccato le maniche e lui stesso ha fondato le scuole serali dove lui insegnava. Padre Gaetano Catanoso ha percorso tutti i sentieri dell'Aspromonte, i paesi dell'entroterra calabrese l'hanno visto come il samaritano dell'Aspromonte, dove ha curato ogni sorta di dispiacere, di difficoltà, a partire dai ragazzi, a partire dai piccoli che bestemmiavano sulla strada, a partire dagli anziani che nessuno curava, continuando con gli ammalati, quelli che lui andava a visitare camminando a piedi. 17 anni di vita San Gaetano Catanoso che ha trascorso a Pentidattilo e quando poi è stato trasferito alla parrocchia della Candelora non è stata una promozione per San Gaetano Catanoso, è stato veramente un impegno maggiore perché lì è stato formatore dei seminaristi, canonico penitenziere alla cattedrale, confessore di tanti istituti di suore, cappellano alle carceri, cappellano agli ospedali riuniti nelle malattie infettive. Quindi vedete che bel campo di apostolato che ha avuto nella vita San Gaetano Catanoso. E lui in tutte queste cose si è impegnato a cercare il volto dell'uomo. Ricordiamoci che tutta la spiritualità di San Gaetano Catanoso è partita da un salvo. Noi suore veroniche lo conosciamo molto bene, ma anche i cristiani, anche gli amici del Volto Santo lo conoscono. Voglio fare un inciso agli amici del Volto Santo e dire loro che San Gaetano Catanoso, prima di pensare alla congregazione delle suore veroniche, ha pensato agli amici del Volto Santo, perché ha fondato l'associazione Amici del Volto Santo a Pentidattilo nel 1919, nel mese di maggio. Poi invece la congregazione l'ha fondata il 2 dicembre 1934. Quindi ha capito che veramente per educare la società dobbiamo essere tutti, dobbiamo fare una sinergia educativa, perché ognuno di noi nel progetto di Dio ha una missione specifica da condurre. Chi è insegnante, chi è giornalista, chi è professore, chi è suore, chi è catechista, ha un progetto di Dio e quel progetto deve realizzare, così come l'ha realizzato San Gaetano Catanoso, facendo del bene, operando, rimboccandosi le maniche, dicevo io, perché quando ha visto i bambini abbandonati sulle strade, ha fondato la congregazione delle suore veroniche del Porto Santo, perché seguissero l'esempio di lui, perché accogliessero nelle loro case i bambini più poveri, perché li educassero. Ecco, volendo paragonare San Gaetano Catanoso, io un intervento breve devo fare, tra poco sommetto, altrimenti vado. Ecco, ma San Gaetano Catanoso, volendolo proprio classificare, dobbiamo classificare San Gaetano Catanoso il santo del sociale, quello della vita spirituale e quello dell'impegno nel sociale. Perché lui partendo dal volto santo di Cristo, da un versetto, ha fatto accentrare tutta la sua spiritualità. Questo versetto del Salmo 26 recita così: il tuo volto, Signore, io cerco. Perché San Gaetano Catanoso ha contemplato il volto di Cristo, ha potuto incontrarlo nel volto dei fratelli, in tutti i fratelli, quelli più poveri, più emarginati. Oggi ci avrebbe mandato in mezzo ai profughi, in mezzo a quelle persone che noi vogliamo respingere perché ci danno fastidio e non capiamo le loro sofferenze perché sono qui da noi. Ecco, questo è il messaggio che ci lascia San Gaetano Catanoso. Questo è l'impegno che un santo, lo ripeto, impegnato tanto nel sociale dovrebbe essere proprio l'ispirazione ad ognuno di noi, singolarmente, per dire cosa avrebbe fatto San Gaetano Catanoso al mio posto, come si sarebbe impegnato. Perché lui ha voluto la congregazione? Sono contenta che gli amici del Volto Santo appoggiano e affiancano la congregazione nelle decisioni, grazie veramente. È una mia occasione per ringraziarli pubblicamente. So che fanno tanto, però faccio una tiratina d'orecchio poi ai consiglieri comunali.
I consiglieri comunali dovrebbero essere più attenti a queste dinamiche della congregazione, perché abbiamo chiesto molte volte un locale grande, questo distante, qua vicino, quello più sopra, per poter parcheggiare i pullman. L'abbiamo chiesto ai sindaci che furono a parlare l'attuale sindaco, all'altro sindaco, cioè, e non siamo riusciti a ottenere, perché tanti pellegrinaggi noi non li possiamo accogliere perché non abbiamo lo spazio. Quindi vedete, è tutta una dinamica che noi dovremmo cercare, ecco, di riorganizzare, di vedere. So che tutto questo ci sono alcuni che lo fanno e cercano di farlo, e lo dobbiamo fare nel bene della nostra Calabria. Perché dopo tanti secoli di silenzio sulla santità, dopo San Francesco da Paola, dopo l'altro santo Cosentino, San Gaetano Catanossa ha risollevato un pochettino, diciamo, il sociale. Perché? In che modo l'ha risollevato? Perché agli occhi di tutti, proprio quel 23 ottobre del 2005, è risuonato il nome di San Gaetano Catanossa, umile sacerdote della Chiesa di Reggio, che col suo esempio ci ha insegnato come si cerca, come si prega, come si trova Dio nei poveri, negli ultimi, e come nello stesso tempo si deve fare la sua volontà, incitando tutti noi il messaggio che continuamente anche Papa Francesco ci ripete, quello di diventare santi, ma che prima di San Papa Francesco ce l'ha ripetuto Cristo, siate santi, perché ognuno di noi, svolgendo bene il suo lavoro, la sua missione, può e deve diventare santo e testimone di quel Dio che ha detto a tutti di amarci come fratelli, perché alla fine della nostra vita noi saremo giudicati soltanto sull'amore, né se abbiamo conseguito titoli, né se abbiamo vinto la lotteria, ma solo sull'amore. E di questo San Gaetano Catanossa ci ha dato l'esempio: povero, umile, disponibile. Tutto questo che voi vedete realizzato è stato realizzato veramente con la generosità dei benefattori, a cui noi diciamo grazie e preghiamo sempre per loro. Ecco l'esempio di questo nostro santo che io voglio annoverare tra i grandi della storia. Ma perché lo voglio annoverare tra i grandi della storia? Non perché è stato poeta, ricordiamo Ungaretti, ricordiamo Pascoli, ricordiamo Carducci, ricordiamo tutti, ma perché è stato un testimone fedele dell'amore misericordioso di Dio, di quel Dio che ci ha insegnato a vedere nei nostri fratelli sempre il volto di Cristo, nel volto del carcerato, nel volto del peccatore, nel volto dell'ammalato, nel volto del povero, nel volto di tutti. Quanto sarebbe bello il mondo? Stiamo assistendo continuamente allo sfacelo in Siria da tempo. Quasi quasi ci viene perfino la voglia di non accendere più il televisore. E come sarebbe bello il mondo se invece di tutto questo imparassimo a volerci bene, ad accorciare le distanze, a rispettare proprio quel principio per il quale Dio ha creato l'universo e che l'uomo ha sviato poi col suo peccato. Cristo è venuto ancora a salvarci, a redimerci, perché l'umanità in rimorchi ha sbagliato, ha peccato. Ma Dio non ci ha abbandonato alla nostra colpa. Ci ha mandato un Salvatore, quello che accoglieremo fra una settimana, povero e umile. Ricordatevi che i primi ad adorare Cristo sono stati i pastori, la gente povera, poi gli angeli e poi tutte le persone. Facciamo sì veramente che la nostra fede, la nostra vita, noi non dobbiamo essere soltanto annunciatori così, dobbiamo essere testimoni. Perché se ben ricordiamo quando San Giovanni Paolo II venne a Reggio Calabria, ha rimarcato una frase molto energicamente. Ha detto: la gente ascolta i maestri, ma ascolta molto di più i testimoni. Quindi il nostro deve essere più, la nostra vita deve essere più una testimonianza di quello che l'amore di Dio e di quello che vogliamo, che abbiamo scoperto in San Gaetano Catanossa, in una maniera breve. Non è un mio intervento, è solo un saluto. Se poi ci sarà l'occasione, rimarremo ancora per l'intervento, in altre sedi, magari in altri incontri. Ecco, questo è il messaggio di San Gaetano Catanossa: di guardare nell'altro e di riconoscere nell'altro il volto di Cristo. Grazie. Thank you.
ringrazio Suor Daniela per la bellissima testimonianza che ci ha lasciato di quello di colui che è il primo santo reggino, il primo che appartiene alla diocesi di Reggio ad essere stato canonizzato nel 2005, tanto che ancora è in uso tra di noi chiamare San Gaetano Catanoso, spesso Padre Gaetano Catanoso. Poi in questa giornata particolare Suor Daniela ha richiamato la figura di Papa Francesco, oggi compie 80 anni, e visto la figura carismatica che rappresenta, gli rivolgiamo gli auguri. A nome poi dell'organizzazione salutiamo anche noi il consigliere comunale Antonino Mileno e il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio. Nel tavolo dei lavori, come vedete, manca il dottore Eugenio Marino, che per sopraggiunti motivi professionali non è potuto essere qui presente e quindi si scusa e rivolge alla platea comunque il suo saluto. Ora andiamo avanti con un saluto, quello del dottore Antonino Zena, presidente dell'Associazione Culturale Società e Progresso, consigliere dell'Ordine dei Medici e componente del comitato di redazione della Voce del Sud. Troppe cose. Io volevo fare un intervento di saluto soltanto quando Suor Daniela mi ha dato lo spunto, ha parlato di profughi, questo è un momento particolare di profughi, ormai tutta l'Europa si rivolge all'Italia e alla Sicilia, alla Calabria, all'Abruzzo e a Reggio Calabria, perché noi come Ordine dei Medici siamo impegnati ad andare ogni volta che arriva la nave a Reggio, siamo impegnati ad andare ad accogliere i profughi, a visitare tutti quelli che hanno necessità di visita, tutti quelli che hanno problemi, quindi l'accoglienza dei profughi, dei migranti. Già è un chiamato migrante, non è una tappa, è una partenza, perché i nostri almeno quando erano emigranti, non erano migranti, erano emigranti, andavano, erano già uno status, andare in un posto. Questi invece sono persone che camminano, quindi migranti, camminano. E allora questi sono i saluti, il primo pensiero è questo, dopo i saluti da parte dell'associazione di cui l'avvocato Cipriano che parlava, è un concetto importantissimo che mi è saltato così all'osservazione di quella di chi ha organizzato questa giornata, che è una giornata diversa da tutte le altre, dalle conferenze che di solito si fanno per lamentarsi. Ci si fanno le conferenze per dire le cose non vanno bene, questo non va, quello non va, la politica non ci aiuta. Ormai noi ci siamo stancati. La politica non ci aiuta, siamo noi, la politica siamo noi. Se non ci aiutiamo, siamo noi stessi che non ci aiutiamo, non la politica. La giornata di oggi è importante appunto per questo, perché è una giornata di valori, valori della Madonna, la Madonna che è la parte saliente della nostra esistenza di cristiani, la Madonna della Consolazione che vede la sua residenza là sopra all'Eremo, che grazie a qualche qualcuno che avrà mandato altre fotografie di altri tempi, per esempio scendeva dall'Eremo, scendeva fino al Duomo tramite il Vallone Pretara, quindi a piedi. Erano altri tempi. La Madonna che è sempre stata vicina a noi. E dopo i bronzi. L'altro argomento, i bronzi di Riace, sono quelli che noi abbiamo ricevuto per dono dal mare. Non so perché ce l'hanno mandati, perché forse sapevano che noi non sappiamo farne niente di bronzi. Forse per questo ci chiediamo a loro, perché tanto loro li lasciano là in un angolino e non nessuno li vuole, anzi se li vogliono neanche glieli danno loro, perché ce l'hanno chiesto. Oggi c'era un articolo sulla Gazzetta, diceva, non voglio fare il giornale che proprio ho fatto, di qualcuno che dice no, abbiamo fatto bene mandarli all'Expo a Milano perché noi siamo noi. Chi siamo noi? Non siamo niente noi. Io non lo so, perché in un primo momento avevo pensato che avevano ragione, ma dopo no, non lo so, perché noi non dobbiamo fare un passaggio così pubblicitario di noi? Ma noi forse siamo qui abituati a stare all'angolo, noi
ci mettiamo nell'angolino, no, chi ci vuole guardare ci guarda, chi do neanche il panino ci prendiamo, però non siamo noi che dobbiamo fare, che dobbiamo agire. E qui siamo nella casa di Padre Catanoso, di Padre, di San Gaetano Catanoso. San Gaetano Catanoso, di cui io ho avuto modo da medico di avere a che fare, perché cosa? Per la sua canonizzazione. Mi è passato vicino perché dovevo badarmi nella mia, nel mio pensiero sul miracolo di cui si parla, di per rituale in cui è stato canonizzato. Dopo questa azione medica, dove è passato l'altro medico, ma per questo io sono rimasto non ben impressionato, sono rimasto legato a San Gaetano Catanoso, ma non solo per questo, anche perché per un atto della sua biografia che è passato inosservato, che a me interessa molto, perché San Gaetano Catanoso è stato alla Candelora qua, ha fatto 17 anni insieme alla suora, è stato affettato, ma è stato un atto della sua, un movimento della sua biografia che non è conosciuto. Forse la suora di cui Daniele ha parlato prima, però lo conosceva, che è passato in qualità di amministratore da Montebello, quindi Montebello è diventato Candelora. Io sono stato già con lui a casa sua. Va bene, io, siccome la suora ha parlato poco, io voglio parlare di lui. Vi saluto a tutti, grazie. Allora, prima di cedere la parola ai relatori, una brevissima riflessione sui motivi di questo tema di oggi. Abbiamo soprattutto Domenico e Carmelo hanno pensato a questa iniziativa leggendo un volumetto di poesie di Giubbella Mia, Se tu ami poesia, che raccolgono alcuni scritti di Carmelo Merenda. Il tema di questi scritti è proprio il tema del convegno, l'identità e i simboli identitari delle città di Reggio Calabria. Tra questi temi certamente trova spazio quello della Madonna della Consolazione. Abbiamo scelto questo tema, venerata effigie della Madonna della Consolazione, storie e rapporti nei secoli con i fedeli della città di Reggio Calabria. Ce ne parlerà l'architetto Natale Cutrupi, poeta, vincitore di numerosi premi per la poesia e per la cultura, autore di numerose pubblicazioni, attento ricercatore di immagini e documenti sulla città di Reggio Calabria. Tra i fondatori dell'Associazione Portatori della Vara della Madonna della Consolazione e socio del Tivalis dal 1994. Passo volentieri la parola all'architetto, che ci delizierà con l'immenso patrimonio di conoscenza. Grazie. Buonasera a tutti. Per iniziare desidero salutare e ringraziare la suor Daniela per l'ospitalità che ci dà. Volevo dire che è il presidente dell'associazione culturale Giardino di Morgana, il dottor Iguana, per avermi inserito in questa manifestazione. Volevo dire che il padre Catanoso è stato il mio confessore negli anni 50 del secolo scorso, negli anni 50-60 io la domenica, siccome faccio parte del regione di Mario Cassotto, ero un frequentatore della chiesa che c'era sua Maria Grazia, e quindi spesso venivo qua a confessare, e non ti nascondo che quando sono entrato per una volta, la pelle sotto, ho sentito la santità, appena sono entrato. E nel 2004 sono stato eletto governatore della televisione, Tivalis, e abbiamo consegnato il premio Pietro Morto d'Argento alla questa associazione Natale Catanoso. Aggiungo a quello che ha detto Suor Daniela, che è stato anche confessore degli istituti religiosi e del carcere, canonico penitenziario della cattedrale anche. E prima di fare questa associazione era amico del don Luigi Orioni, diventato anche lui santo, che sono stati insieme nel periodo
della ricostruzione della città prima del terremoto. La corona del rosario era sempre tra le sue mani e ricordo alcune date. Si spense senza il 4 aprile 1963, che è diventato dichiarato venerabile il 3 aprile 1990, beatificato da Giovanni Paolo II il 4 maggio 1997 e canonizzato da Papa Benedetto XVI il 28 ottobre del 2005. Non ha potuto vedere il completamento di questo monastero. E quindi abbiamo terminato con i saluti del Padre Carlo. Per parlare della storia dei cappuccini e della Madonna della Consolazione avrei bisogno di molto tempo, non dico di alcuni giorni, ma quasi. Io sto preparando un libro su tutti i fatti che si sono succeduti dalla venuta dei cappuccini, perché la storia della Madonna della Consolazione inizia con la venuta dei frati cappuccini nel 1529 e fino ad oggi ci sono stati anni, cioè io sono già 150-200 pagine di storia che sto scrivendo in maniera quasi determinata. E allora, il tema mio dell'intervento supererà la figlia della Madonna della Consolazione, storia e rapporto dei secoli con i fedeli. Dico alcune cose prima, insomma, come si sono costituiti, come si è formato questo ordine dei cappuccini. E poi attraverso una serie di immagini, così per non appesantire la serata solo per leggere. Tra la città e la sua padrona esiste un rapporto di amore, di devozione, di sentimento religioso, che si è consolidato di secoli e germogliato attraverso gli avvenimenti tragici che hanno caratterizzato la storia di questa nostra città, sancita negli atti artistici. Una devozione che non si limita alle semplici manifestazioni tradizionali della statura, ma espressione viva di fede profonda verso la madre celeste. Io parlo del come si è costituito e poi tutte le pestilenze, le carestie, i terremoti, cioè tutte queste le invasioni dei turchi che si sono succeduti, cercando di semplificare. Cominciamo con l'origine della Madonna del culto della Madonna che coincidono proprio con l'arrivo dei frati cappuccini. E allora a Reggio c'era già un ordine dei frati di San Francesco d'Assisi, e era l'ordine dell'Osservanza. E in quel periodo, diciamo all'inizio del 1500-1510, l'ordine attraversava un momento di difficile a causa dell'affievolimento sia della disciplina sia della regolare conservanza della vita monastica. E allora per frati cappuccini possiamo dire questi sono i frati cappuccini e sono il Ludovico Cori e Bernardino Morisi. Questi due volevano una vita l'applicazione della vita nel monastico è ancora più dura, meno semplice, più difficile. Per loro era solo mangiare una volta al giorno, dormire non comodamente. Quindi questi due rapporsero altri frati che erano all'interno di questo ordine sacro. E hanno iniziato un percorso per costituire un nuovo ordine. Le idee di rinnovamento di questi due monaci, e lo dico come era nato a Reggio nel 1466 da una famiglia modesta religiosa, e lo dico Bernardino Morisi, era anche lui il Reggio, e nato nel 1537. Sono tra tutti e due nello stesso periodo nell'ordine della Sant'Anza. Quindi le idee del rinnovamento di questo movimento sono state foraggiate dai padri dell'ordine, sia del padre di Pepo e sia del successore Francesco di Roms. E quindi hanno avuto l'autorizzazione di percorrere, di attraversare tutti gli ordini che
c'erano nella regione, nella Calabria, e ce n'erano questi, specialmente in una provincia di Veneto, e c'era Terranova, c'era la Cinque Fronti, c'era Trovere, eccetera. E a un certo punto il padre provinciale si è visto indebolire uno dei frati che c'erano in questi monasteri. E hanno lottato questi due promotori di rientrare. Dice, se, quindi sono stato ostacolato, addirittura sono stati, gli è stato impedito e gli avevano preso anche la frusta e il carcere, perché questo non si allontanassero dall'ordine. Alla fine questo gruppetto ha avuto parecchi persone amiche e ha avuto l'amicizia di Don Fernando Caraffa, dove di Rocera, di Gian Piero Caraffa e poi la signora Vittorio Colonna che era a Roma, e quindi verso il 1528 sono stati avvicinati dal Papa per Clemente VII e, dove ascoltato e riconosciuto, ha concesso la costruzione del nuovo ordine. Questi frati si sono inizialmente spostati e sono andati a finire a Palletuccio, a San Lorenzo. Erano 12, cioè da 32 a 34 inizialmente, ma non hanno solo loro, perché gli altri monaci non erano di una forti, e quindi sono preoccupati di non subire anche dai superiori. E quindi si sono arrivati da Palletuccio. Il Papa ha emanato l'apollo nel 1529 e in quel periodo divenne arcivescovo di Reggio in Girolamo Centelis, il quale, questo è stato imposto dall'imperatore Carlo V, perché allora i papi venivano scelti dall'imperatore e davano comunicazione al Papa e dicevano allora, la Reggio con la mia mano, questo tizio manda questo. Quindi questo Centelli si aveva già fatto venire a Reggio i monaci dei di San Francesco, che gli aveva fatti arrivare dove nel carcere minorile gli ammassati, oggi c'è l'ufficio dei minori, quello del carcere di San Francesco. Quindi Vicente chiamò questi monaci che erano a Palletuccio nel vallone di San Lorenzo e li fece venire a Reggio. A Reggio diede loro la possibilità di frequentare, di accamparsi all'epoca dove erano da sola, e alcuni Battista Mileto e Guardi e altri hanno concesso il terreno e hanno iniziato a fare la costruzione, che era l'anno 1533. Oltre a Ludovico Gomez e Bernardino Morizzi c'erano i frati Francesco Palamoni, Giovanni Romeo del Terranovo, Francesco da Divignano, Ludovico da Reggio, Michele da Castrovillo, Francesco da San Martino e cinque confessi. E quindi furono tutte accolte dai regini con benevolenza e hanno iniziato a costruire il monastero in quella zona. Il convoglio fu completato nel 1569 e intitolato la Vergine della Consolazione, già venerata in un piccolo dipinto che era preesistente nella cappella. La chiesa venne consacrata dall'arcivescovo Gasperi del Fosso e dai sindaci della città. Nel 1547 c'è un altro, c'è un cipresso che è stato abbattuto a Roma nel 1450.
spazzamento. No? Questo è il caso della Madonna che è stato dipinto. Nel 1547 il gentiluomo Regino Camillo di Ana volle donare un dipinto più grande di quello esistente e lo commissionò a un pittore locale Andrea Capione. Su una tavola di noce impantata di 120. Sul lato destro è rappresentato San Francesco con le sacre stivali, il libro del Verrevo con la croce di Dio. A sinistra Sant'Antonio da Padova con il giglio dell'innocenza e il libro della scienza, teologica. Nella parte superiore due angeli sostengono con la mano destra la corona sul capo della Vergine e con l'altra mano una palma. Il quadro fu ben letto dal giorno della Teofania del 1548 dell'arcivescovo Agostino Gonzaga nel dopo della città, che poi trasportata a Bergamo dai Cappucci nella costruente chiesa consacrata dall'arcivescovo Gaspare di Cera. La cornice della base fu realizzata con la corrente dopo il 1693, mentre il municipio d'onore due corone poste sul capo della Madonna e del Bambino, che furono poi sostituite in oro dalla contessa Francesca del Tacoro per grazia ricevuta. Prima del 1696 il quadro veniva portato dentro Monci. Parliamo del Battesimo Mezzo adesso che un primo evento drammatico da ricordare è stata la mente una la pestilenza che avvenne nel 1576, che questa peste già da qualche anno flagellava la Sicilia. Sebbene i controlli fossero stati severissimi, la peste ebbe inizio perché un certo bifolo Bologna si fece portare di nascosto dalla vicina Messina delle mercanzie e questo da altre famiglie. Quindi le merci erano infette e il proprio si inculcò in maniera generale, tanto da vedere tantissimo di domani. Molti frati cappuccini perirono e furono radunati con le licenze della chiesa del Salvatore, dove poi c'è stato via Reggio Lampi, dove oggi c'è la farmacia delle Tre Fontane, in quella collina del Salvatore. E erano padre Girolamo da Montessoro, padre Girolamo di Santa Giorgia e frate Giacomo Foti da Reggio. C'è stata la pestilenza e il convento fu nominato della Madonna della Nel 1634 iniziano un ospedale nella zona dei Cappuccini a Reggio. In pratica nella zona Cappuccinelli si chiama Cappuccinelli perché là dove oggi c'è il liceo scientifico, siccome l'erba era distante, allora non c'era la strada, c'era il torrente Caserta, il torrente Petrace, e allora un monaco di Reggio che aveva per la proprietà un certo buon ancora a campagna. Si fece dare questo donato dai genitori e lo mise a disposizione per costruire un secondo ospedale. Per parole i monaci si dovessero ammalare durante il percorso della permanenza nella città, potevano essere visitati e aiutati. Il lavoro iniziava nel 1634 e quindi perché la zona ancora si chiama Vero Cucinelli, perché là c'era salita perché là c'era questo poi il convento poi fu nel 1783 la struttura fu utilizzata per accogliere l'ospedale Margherita che non aveva la sede in città non funzionava, l'hanno ospitata in questo ospedale dei monaci. Nel 1636 un'altra malattia sconosciuta e mortale invase la città, era un morbo che non dava scampo, la morte era immediata, tutte rompianti, il cimitero e il popolo di Reggio presso le masse da questa epidemia implorò la grazia della Madre Celeste, portando per una volta il quadro in processione fino alla cattedrale. Quindi la prima discesa della Madonna della Catturazione avvenne il 30 aprile del 1638. Il comune il 16 novembre dello stesso
stesso anno un segno di gratitudine stabilire che qua la professione di questo sia più del piano. E questa è la prima ricerca. La seconda ricerca avvenne sempre in coincidenza di un altro mortale nuovo. Era l'anno 1656 e anche questa volta fu implorato perché un'epidemia invadeva tutto il paese. L'inizio della peste avvenne in Sardegna, si provocò per l'intero regno spagnolo e complessivamente fece circa 400.000 morti, di cui 250.000 solo nella città di Napoli. La nostra città si è in parte si è salvata, è rimasto quasi adesso. Però per l'intercessione della Madonna della Costruzione probabilmente abbiamo scontrato una vera peste. Stabilì di spostare la data della processione dal 26 aprile al 21 novembre, e per ogni anno un grosso cielo. Tutto questo fu sancito dal notaio di Stocco Fraterno il 24 giugno del 1657 e sottoscritto dai cittadini che rappresentavano i quattro ceti: i ceti dei nobili, i ceti del medio, quello degli artieri e quello dei passanti. Il quadro fu riportato nella sua sede che era il 16 novembre 1658. Nel 1772 un'altra triste avvenne la carestia. In città scarseggiavano i rapporti e non arrivavano tutti. Il popolo sconvolto fu messo a dolorose prove che ancora una volta implorò l'aiuto della Madonna. E per la terza volta, in coincidenza del nuovo mortale colpo, il padre fu portato nella cattedrale non in tributo di festa, ma in preghiera e penitenza. Mentre la popolazione era accolta a pregare all'interno della chiesa madre, giunse notizia che alcune navi cariche di frumento, mentre percorrevano lo stretto, dirette al forno costretti dalla corrente della linea dei venti a dirigersi verso le spiagge del Cile. Il breve tratto, in breve tutto il carro di più sbarcato, è distribuito alla popolazione. Narrano le cronache che alcune ferrovie cariche di grano furono inviate anche nelle località di Tondea, le Bocchette di Crocetta, che fu a San Lorenzo. Quindi anche questa volta la Madonna del mio controllo se l'aveva salvato il suo popolo. Cerco di andare avanti. Il dipinto è stato compreso nel memoria del 12 maggio, che una grave peste nel giornalzo si è abbattuta sulla città. Era il luglio del 1743, è stato uno degli anni più tristi partito dalla popolazione del Cile. La malattia proveniva dalla vicina Messina ed è un tema che quanto sta dipinto. Il contagio del morbo avviene attraverso un'imbarcazione che anche alcune da San Giovanni in provincia della città siciliana. La nostra città si avvertì il primo caso il 17 luglio. Le nobili donne in segno di devozione bruciavano in piazza gli vestiti più preziosi e promisero alla Madonna di restituire il segno di questo per 10 anni. La festa di settembre si svolse ugualmente, ma con la scarsa partecipazione di fedeli. Lo stato di isolamento del resto del mondo durò per 2 mesi, fino all'ottobre del 1745. E in questo periodo morirono 8 cappuccini. Ma uno scheda da rete, non c'è tanto solo, proprio da fondo e un valore che era. E con questa occasione, il prego della città chiese alla Santa Sede di voler riconoscere il patrono principale della città. E la sacra con relazione dei diritti, con decreto del 26 agosto 1852 dichiarava Maria Santissima della Consolazione come patrona della città. Pertanto è stabilito di effettuare una splendida festa di settembre della durata di 4 giorni, con l'inizio tra il sabato e l'ottava della Trinità e il martedì scorso, che diventa la festa più importante della città, quindi dal 1752. Nel 1783 furono soppressi gli ordini religiosi. È successo dopo alcuni giorni del terremoto del 1783 che fu inviato da noi il vicario generale, il maresciallo Francesco Pignatello, che
rientrarono, ritornarono nel 1696, ma furono allontanati dal santuario dai francesi nel 1809. Nel 1866, in seguito all'altro sospeso pressione degli organi, perciò i frati nascevano ancora una volta bene. La struttura dei grandi di proprietà del comune che istituì l'ospizio di mendicità per le persone indigenti. Nel 1896 il sindaco avvocato Domenico Trebelli, quale rappresentante dell'amministrazione comunale, venne consegnato il complesso della Francesca Natasci verso un cardinale Portanova. Durante il terremoto del 1908 la chiesa subisce danni irreparabili alla struttura. Papa Pio XI manca un padiglione. L'associazione dei cappuccini, per l'ordine dei cappuccini.
le sue prese sono custodite nella chiesa del Tempio della Basilica, che è stata edificata in aula nel 1965. Il progetto è stato realizzato dall'architetto Anna Paradani Anastasia. Si trova questa tomba di Francesco. Questa è la prima uscita che è stata fatta in Porta della Quadra dopo la realizzazione del tempio. Queste sono un'altra posizione molto bella di noi portatori. Sono portatori della nostra fruttà. Se no, questa è la passibile presente. Ecco, questi sono tanti quadri della Madonna della Consolata, tante copie, e in ognuna di queste copie c'è sotto il disegno di una città, che può essere una città di Reggio spesso, oppure di altro quartiere. Alcuni di questi quadri
dell'alluvione che è sommorso il 28 ottobre dell'anno alla frazione di Cino Novelletti. Questo è il quadro. Questo è un quadro che è presente nel quadretto che è presente nella stanza di Padre Catalosi, del Santo Catalosi. Questo era arrivato nello studio ed era, è stato dipinto alcuni anni prima della sua nascita, che è stato dipinto dal Francesco Santa Caterina di Monte di Livonia. Sì. Tempo d'accesso. Questo è un quadro che dovete sotto ci riportare il monastero della Visitazione, quando il monastero della Visitazione era a Piazza Italia, dopo che c'era la prefettura. Il più prima del terremoto, il palazzo dove c'era la prefettura c'era il monastero della Visitazione. Parte la strada e parte che sale alla sua coscienza. Scende alla sinistra guardando la prefettura, si chiama San Francesco di Sales, quello che parte dalla mia maniera, passa attraverso il portone della provincia e si incrocia con il portone, che si chiama che San Francesco di Sales per rappresentare il monastero. Questa era un prete che è stato rapito
è stato rapito a Pipistrello, è stato rapito da un incursore turchesca, è stato portato con gli anni 70, ma affonda le proprie radici
inseguibile. Proprio quel bello che oggi abbiamo il compito di riscoprire, di smantare e rendere turisticamente attrattivo. Inizierei perciò questa mia presentazione con l'identità appunto dei luoghi, portandovi a un centinaio di metri da qui, alla collina del Trabocchetto, dove esiste un sito archeologico probabilmente sconosciuto ai più. Lì viene documentata appunto la cortina difensiva della prima polis di Reggio. Abbiamo una doppia fase edilizia, dove abbiamo appunto delle mura in mattone crudo che vedete qui segnalate, che risalgono al VI secolo a.C., quindi proprio alla prima fondazione della polis di Reggio. E poi abbiamo dei blocchi d'arenaria che sono di III secolo a.C., sono simili a quelli che potete ammirare in via Marina. Quindi abbiamo due fasi edilizie. Spostandoci di poco, vediamo appunto anche i simboli di cava che sono presenti lì al Trabocchetto e le fondazioni di una torre quadrata. Spostandoci di pochi metri rapidamente, abbiamo le mura della collina degli Angeli, che rappresenta la continuazione appunto della fortificazione al nord dell'antica polis. Anche qui abbiamo un muro in mattone crudo di difficile appunto riscoperta ai giorni nostri. Pensate bene appunto alla facile deperibilità del materiale. Infatti sono pochi siti archeologici documentabili oggi che presentano appunto il mattone crudo, unicità appunto in città. Andiamo avanti, appunto abbiamo il progetto scavi urbani che qualche mese fa con l'associazione Pensando Meridiano abbiamo realizzato il progetto di rivalutazione appunto di quei posti, di valorizzazione attraverso la partecipazione dei residenti. Vedete, siete lì all'opera a fotografare appunto il sito del Trabocchetto. Il progetto scavi urbani metteva appunto in relazione sia i siti minori di Reggio, ma anche siti archeologici molto importanti e sconosciuti però, come quello di Lopri e di Monasterace, l'antica Caulo. Proprio appunto nell'antica Caulo, nel porto Fanticchio, vennero ritrovati appunto il 16 di agosto del 1972 da un giovanissimo mariottini, che vedete nella foto al centro, il giovane sorridente, vennero ritrovati appunto i bronzi di Piace. Vedete appunto delle foto che rappresentano il recupero delle due statue. Abbiamo appunto il recupero di queste due statue che viene qualche giorno dopo, il 21 di agosto, all'opera appunto dei sommozzatori dei carabinieri, il nucleo di Messina. Fondamentalmente però, approcciandoci a queste due statue, anzi a questi due bronzi, fondamentalmente secondo me le domande che dovremmo porci per avere un approccio appunto curioso nei confronti di questi due bronzi sono questi: cioè c'è dell'altro nel fondale di Riace, chi sono i due bronzi e perché si trovavano proprio a Riace. Per quanto riguarda appunto la prima domanda, dobbiamo sicuramente considerare che già il Mario Chini, nella sua relazione, anzi nella sua denuncia che presentò alle autorità, presenta un po' dei coni d'ombra. Il Mariottini stesso parla appunto di gruppo di Stato nella relazione, in un passaggio della sua relazione di denuncia. Però anche la seconda domanda che ci possiamo porre è quella: perché il Mariottini, riferendosi alla statua cosiddetta B, indica che presenta sul braccio sinistro uno scudo? È lo stesso Mariottini che comunque ci dà una risposta a questi quesiti, ricordando appunto che per quanto riguarda il primo quesito sarà stato il sovrintendente di allora, che era Giuseppe Foti, a suggerire appunto questo passaggio. Infatti poi il Mariottini, sempre nella sua denuncia presentata alle autorità, continuerà a dire invece che si trattava di due stati. Per quanto riguarda il secondo quesito, perché appunto il Mariottini disse di aver individuato anche questo braccio sinistro con uno scudo, il Mariottini si giustificherà poi successivamente dicendo che fu un moto ondoso che era creato appunto della sabbia che coprì appunto questa statua, e quindi il Mariottini si giustificò dicendo che non aveva visto fondamentalmente molto bene. Possiamo ricordare appunto che nel 2007 il quotidiano della Calabria si interrogò
sul ritrovamento dei due bronzi, indicando appunto che probabilmente c'era dell'altro sui fondali di Riace. Da questa inchiesta giornalistica partì un'inchiesta del Ministero dei Beni Culturali e anche della Procura di Lodi. Da queste inchieste però non nulla venne ritrovato e quindi i fatti portarono all'archiviazione dell'inchiesta. Per quanto riguarda appunto sempre i bronzi di Riace, passiamo al secondo quesito, chi sono questi due bronzi? Diciamo che questa è sicuramente la domanda che ha appassionato gli studiosi di ogni scuola e non solo. Abbiamo appunto varie ipotesi su chi sono questi due bronzi. Intanto partiamo con una distinzione per semplice finalità espositiva. Abbiamo il bronzo A, che è forse quello più conosciuto tra i due, che è quello appunto che mostra i denti, definito bronzo A o bronzo giovane. E poi abbiamo quello a cui manca l'occhio, sempre per brevità espositiva, che viene definito bronzo B o il bronzo il vecchio. Partiamo appunto nell'analisi di questi due bronzi da alcuni punti fermi. Le due strade ovviamente sono prevalentemente costituiti da bronzo, gli studiosi datano questi due bronzi prevalentemente tra il 470-450 A e 20 o 30 anni più tardi B. La data di diffusione ci indica la provenienza che ha in Grecia, A è alto 1,98 m, mentre B è 1,97 m. Sono costituiti prevalentemente appunto di bronzo, tranne i capezzoli, le labbra che sono in rame, la sclera degli occhi che è di calcite bianca per rendere appunto il cristallino e le iridi che sono in pasta nera. Il bronzista, chiunque esso fosse, realizzò addirittura il dotto lacrimale per rendere la resa del volto ancora più vera. Di pietra rosata. È fatto unico nella statuaria mondiale. Dobbiamo considerare che peraltro le statue originali bronze di epoca greca sono pochissime, quindi ci dobbiamo ritenere fortunati anche per questo motivo, per essere riusciti a trovare due statue di bronzo di epoca greca. Ma ancora più unico è appunto che la statua ha mostri i denti. I due bronzi vengono realizzati con la tecnica a diffusione a cera persa, con il metodo diretto, quindi il bronzista, che era probabilmente un folle, utilizzò questo sistema, che è quello più dispendioso, quello appunto della cera persa a metodo diretto. Vediamo come si realizza il bronzo attraverso la cera persa con metodo diretto. Si realizza un modello di argilla, successivamente su questo modello di argilla viene passato lo strato di cera, successivamente a questo strato di cera, che viene chiuso con un involucro di argilla, dove vengono individuati ovviamente inseriti degli sfiatatori, dove verrà colato successivamente il bronzo. Appunto, viene colato il bronzo, la cera ovviamente tende ad uscire dai canali e quindi si realizza questa statua. Viene questo bronzo, viene appunto ripulito da questo involucro di argilla. Ovviamente si ripulisce anche dai cannelli, dai residui di lavorazioni del bronzo. Passiamo poi alle ipotesi, diciamo, che nel tempo si sono accavallate tra di loro. Abbiamo le più importanti, che per motivi di tempo ovviamente vi sintetizzo. Abbiamo l'ipotesi di Vita, che individua appunto la località, quella di Atene, e individua nei due bronzi degli eroi oppidotomi, cioè degli atleti che correvano lo stadio greco con indosso appunto un equipaggiamento da battaglia leggera. Il bronzo A viene attribuito a Milone del 460 a.C. e il bronzo B a un artista attico del 430 a.C. L'ipotesi con lei collega appunto le bronzi individuo appunto la località in Grecia. Il bronzo A, però, è eponimo attico forse del 460 a.C., mentre il bronzo B un eroe eponimo, cioè gli eroi che prendevano parte al mito fondativo di una polis, di scuola addirittura filiaca del 430 a.C. L'ipotesi Rigue, località non precisata della Grecia, dove dice che i bronzi sono come raffigurazione di un poema epico tra primo secolo a.C. e primo secolo d.C.
L'ipotesi del Marimbene individua nel bressaglio come collocare nella lotta della regina, dove il bronzato rappresentava probabilmente un eroe, forse Iace o Ileo, del 460 a.C., mentre il bronzo bianco sfradevole anche qui una datazione del 410-400 a.C. Andiamo avanti, abbiamo la teoria del Dorcas con una località di provenienza Atene. Il bronzo A, un eroe eponimo, opera di Milone, 450 a.C., il bronzo B, sempre un eroe eponimo, di Alcamenes, del 450 a.C. La teoria di Holloway, abbiamo una località che è siciliana, il bronzo A, regista di Polonia occidentale, e anche il bronzo B, regista di Polonia occidentale. Regista era il condottiero che in qualche modo guidava la campagna di fondazione di una nuova colonia. E poi abbiamo l'ipotesi Stutti, che individua appunto come località di provenienza del bronzo, anch'esso la doppia regina. Con il bronzo A, un ultimo vincitore del demone Aribas a Temesa, autore di Tavola del Regino, 470 a.C., e il bronzo B, sempre ultimo pugile utilizzato dopo la morte, artista Magno Greco, intorno al 425. Ultimo era un eroe locrese, vincitore all'Olimpia della specialità del pugilato. Andiamo avanti, abbiamo appunto poi ho tracciato tre ipotesi che potremmo definire come dire, i più importanti tra virgolette, quelle che probabilmente colpiscono di più l'attenzione degli studiosi. Abbiamo l'ipotesi del professore Moreno, che ritiene che questa sia appartenente ad un unico gruppo statuario, ipotesi che viene ripresa anche dal professore Castrizio. Esclude la possibilità con l'analisi dei segni delle due statue che si tratti di atleti, eroi eponimi o protettori delle tribù attiche. Anche questa sottipotesi viene ripresa dal professore Castrizio. Le statue appartenenti ad un donario posto ad Argo, raffigurante il mito dei sette atleti. E fin qui abbiamo, come dire, vediamo combaciare due ipotesi. Qui invece però il bronzo A, opera di Agelades di Argo, del 450 a.C., e il bronzo B di Alcamenes ad Atene. Quindi abbiamo queste due grandissimi bronzisti, e qui abbiamo una differenza sostanziale con l'ipotesi del professore Castrizio. Il bronzo A viene individuato come Tideo per i denti esposti, come dicevo prima, che rimanderebbero al mito appunto dei sette Terpe con il mosso dal Melanippo alle porte di Terpe. Il bronzo B, come dicevo, è affierato, indovino, e questo appunto il professore Moreno lo individua sulla base della cuffia che secondo appunto il Moreno bronzo B rimosso. Ecco qui la rappresentazione appunto dei due bronzi come visti dal professore Moreno. Vedete appunto A con questo giavellotto e non con una lancia. Infatti vi ho presentato brevemente le critiche che vengono poste a questa teoria. Abbiamo quindi il giavellotto, che era tipico delle classi basse dell'esercito, e quindi sembra strano che due eroi così militarizzati venissero appunto poi rappresentati come le seconde linee dell'esercito. B indossa una cuffia da indovino, che però in epoca greca non è documentata, ci dice il Castrizio, ma viene invece documentata in epoca romana, e in più presenta una corona d'alloro che comunque però sulla statua non ha lasciato segni, quindi non abbiamo il negativo sulla statua, il segno della corona d'alloro. Quindi un po' il professore Moreno questa corona d'alloro non la giustifica. E poi abbiamo questa spada che vedete con una banderola tracolla nelle due statue, che anch'essa però non è documentata da segni sulla statua. E poi abbiamo lo scudo piccolo che viene ripreso dall'ipotesi del Divita, ma nell'ipotesi del Divita questo scudo piccolo era giustificato dal fatto che i due bronzi erano, secondo il Divita appunto, due obbligatori, non due guerrieri, che portavano uno scudo molto più pesante e molto più grande, che rivedremo nell'ipotesi del professore Castrizio. E poi abbiamo l'ipotesi del Brinkman, dove il bronzo A indossava un elmo corinzio portato indietro sulla fronte per mostrare il diadema sempre sulla fronte. Questo elmo corinzio che veniva portato nelle statue o nei bronzi, in questo caso riportato all'indietro, non perché fosse una cosa naturale, anzi è naturale portare un elmo in quel modo, ma era una raffreddazione
raffigurazione idealizzata affinché si potesse vedere appunto il volto del bronzo della statua, che altrimenti rimaneva potente. Portava una lancia e uno scudo e un orton, però ricordo proprio il bronzo B, improbabile relazione appunto con A, indossava il copricapo trace, un halo base. In A il Brinkman ci dicono appunto che A era inclinato con la testa verso altro, quindi in relazione con un'altra statua, e per Brinkman era appunto in relazione con il bronzo B. B portava con sé un'ascia sulla mano destra, e sulla mano sinistra invece aveva un arco, delle frecce e lo scudo trace, non c'era cioè aperta. Da un passo di Pausania, il Brinkman identifica le due statue dei due bronzi come le due statue giganti presenti ad Atene, che raffiguravano il re Eretteo, il re greco A, e il trace è un volpo B, in lotta per la città di Delos. Questa è la raffigurazione grafica appunto dei due bronzi. Il bronzo A fondamentalmente è molto simile a quello ripreso appunto con l'ipotesi Castizio, mentre il bronzo B si diversifica tantissimo. Abbiamo appunto delle critiche che potremmo porre a questa teoria, e abbiamo appunto che la statua sembra un po' il diadema appunto sulla statua sembra un po' campanellaria, perché comunque dobbiamo pensare che questo diadema poi realmente difficilmente potrà essere visto, solamente nel triangolino esposto appunto dai buchi dell'emocorinzio. Nella statua B abbiamo la deformazione della testa, questo cranio molto allungato, se avete visto i due bronzi sarà rimasto sicuramente impresso. Abbiamo questa deformazione appunto della testa, che sembra più adatta a un emocorinzio piuttosto che a questo copricapo che è il Brinkman individuo. E poi per quanto riguarda sempre B abbiamo di difficile individuazione dei segni che ci giustificano appunto la presenza di un'ascia o quella appunto dell'arco o delle frecce. Passiamo rapidamente appunto all'ipotesi Castrizio. Abbiamo appunto nel bronzo A abbiamo questi segni dell'elmo corinzio che il Castrizio individua con questo triangolino che è segnato appunto in rosso. Le immagini vengono dal sito bronzidiriace.it dove collabora oltre all'Università di Messina anche ovviamente il professore Castrizio. Questo triangolino sulle tempie appunto del bronzo di A, e poi questa spianata che vedete dietro la nuca del bronzo, che è sicuramente è un dettaglio innaturale. Questo perché? Per giustificare appunto questo emocorinzio che poggiava ovviamente su questi triangolini ai lati della testa e su questa spianata dietro la nuca del bronzo. Vedete appunto nell'immagine completa come questo emocorinzio calza ovviamente sulla statua. In più, nella testa appunto del bronzo, proprio in cima, abbiamo appunto un perno che in antico fu picchettato e ribassato, dove ne venne inserito il Castrizio ipotizza che questo perno fosse messo lì per dare stabilità all'elmo. Passiamo invece poi al bronzo B, dove il Castrizio individua, oltre a un elmo corinzio, una polizia più nera. Sostanzialmente la Cunè dimostra il Castrizio attraverso delle immagini di monete, non solo, anche dei vasi, un segno di comando. Quindi ci dice che questa statua è appunto uno strategos o un basileus, cioè un individuo dotato di potere militare, comunque di comando. I segni sulla statua sono questo triangolino che vedete sulla fronte appunto della statua B, questo canale che vedete nella gola, sono della barra appunto vicino alla gola del bronzo B, l'attacco del palo orecchie, del bronzo B l'orecchia è stata smussata, è stata realizzata per metallo, quindi per un motivo. Abbiamo che ad esempio nel bronzo A viene realizzata l'orecchio sotto i riccioli, cioè il bronzista ha realizzato queste orecchie sotto i riccioli, anche se queste orecchie non si devono vedere, sostanzialmente per dare la forma al riccioli. E poi abbiamo il segno del paranuca dietro, un paranuca appunto come dicevo al riccioli. E vediamo poi appunto la resa finale di questa ipotesi sulla testa del bronzo B, con questo paranuca a ricciolo dietro e l'elmo calzato.
metallizzato come nel bronzo, e questa Aquilea che si vedeva appunto con questo barano da dietro e dalle testure appunto dell'elmo sul davanti. Passiamo poi ai segni dello scudo che sono abbastanza evidenti, sia nel bronzo A che nel bronzo B. Abbiamo nell'avambraccio il Polpax che serviva appunto per dare una maggiore stabilità allo scudo, e vedete appunto il gesto che nel braccio sinistro del bronzo ha quasi ancora ad impugnare questo scudo. E poi passiamo appunto al bronzo B, stessa cosa, anche qui abbiamo un Polpax nell'avambraccio e questa impugnatura ancora stretta. In più, in B abbiamo un dettaglio aggiuntivo. Sulla spalla abbiamo questo pomellino che ho indicato appunto con questa freccia, probabilmente per dare una maggiore stabilità allo scudo. Passiamo poi all'impugnatura della lancia, che nei due bronzi è diversa. Questa è l'impugnatura della lancia di A, dove abbiamo appunto la lancia che passa tra indice e medio, come oggi fanno gli scout sostanzialmente, per non fare sbattere la seconda punta della lancia a terra. Invece per quanto riguarda la B abbiamo un'impugnatura diversa, appunto tra pollice ed indice. Il dettaglio particolare nel bronzo B è perché dobbiamo pensare che peraltro questi bronzi hanno avuto una vita di 800 anni prima di naufragare, quindi sono stati restaurati anche in antico. Il bronzo B è stato restaurato in epoca romana, altro unicum dei due bronzi. Venne restaurato appunto l'avambraccio destro per intero e l'avambraccio sinistro. Nel braccio destro abbiamo appunto residui di stagno nella mano del bronzo, che probabilmente venne utilizzato per riattaccare le due estremità della lancia. Questa è la ricostruzione poi del professore Castrizio. Anche qui il mito dei sette attempi, quello però della trattazione appunto di Stesicoro, anche di Calabrese, di Metaurus, l'odierna Giratauro. E non di Esilio, dove appunto la madre Giocasta non intendeva, di Sofocle, dove Giocasta già è morta. Il mito narra appunto dell'esilio, dopo l'esilio appunto del padre Erico, che era allo stesso tempo padre e zio appunto dei due eroi. Abbiamo appunto che i due figli appunto di Erico, dopo l'esilio del padre, si spartirono il potere con un accordo di regnare appunto un anno a testa. Alla scadenza appunto del primo anno, Polinice, che era uno dei due figli, tornò, ma Deucle non cedette il potere. Polinice quindi andò ad Argo, sposò la figlia del re e tornò con sette guerrieri a terra. Lì ci fu uno scontro appunto fra le Cicla. Abbiamo in questo gruppo statuario che il Castrizio individua cinque figure. Abbiamo i due eroi che sono Eteocle appunto e Polinice, i due bronzi. Al centro vedete Giocasta, che è la madre dei due bronzi, prima appunto che i due si lancino in questo scontro fratricida. Quindi vedete la madre con i segni scoperti, che indica appunto i due figli che hanno allattato da quello stesso seno, quindi di cercare di evitare quello scontro che sarà fratricida. Oltre a queste tre figure abbiamo Antigone, che è la sorella dei due eroi, e il vecchio zio Creonte. Si individuano nei bronzi di Teteo e Polinice. Nel gruppo statuario l'autore, secondo il Castrizio, è Pitagora di Reggio, così come descritto però nell'opera di Tiziano in un Alfred Gregus. La collocazione anche per il Castrizio è ad Argo. Le critiche alla teoria di Castrizio sono appunto molto suggestive nella lettura dei segni, ma che molti studiosi ritengono forzata per quanto riguarda l'attribuzione dell'identità del bronzo e la paternità a Pitagora Regina. Possiamo fare un semplice raffronto con altre statue poeme dei due bronzi. Avete appunto l'Aurica di Delfi e la statua di Capo Artemision, che sono dello stesso periodo, ma vedete appunto la resa è molto diversa rispetto ai due bronzi. Andiamo avanti, quindi abbiamo questa resa del principio della calogagatia, cioè il bello e buono, molto caro appunto i greci, che viene esaltato nelle due statue da Riace. Abbiamo dettagli unici come i ricci saldati singolarmente, le orecchie sotterici come dicevo recentemente, il portamento dinamico, quasi in movimento, le espressioni diverse dei due volti, e sono vere e proprie atlanti di anatomia umana.
il dettaglio unico di Dio, come vi dicevo, che è stato restaurato in antico. E ho messo appunto una carrellata di qualche foto sui dettagli della resa canonica dei due periodi di viaggio. Abbiamo appunto i fianchi, secondo me questa poi è la più bella, dove abbiamo addirittura il dettaglio della venatura del braccio del bronzoato. Passiamo poi all'ultima domanda e mi avvio alla conclusione: perché queste due statue furono ritrovate proprio nel mare di Riace? Abbiamo alcune certezze su questi ritrovamenti. Abbiamo due statue perfettamente allineate sul fondale di Riace e ritrovamenti oltre a queste due statue di 28 anelli di piombo molto, molto vicini appunto alle due statue. L'ipotesi più accreditata vorrebbe un alleggerimento del carico con il taglio dell'albero maestro della nave che trasportava il due bronzi. La nave riuscì quindi a mantenersi a galla e a questo giustifica la mancanza di tracce del relitto e la presenza degli anelli di bronzo. Ma appare difficile però che le statue potessero arrivare perfettamente allineate sul fondale e che i marinai in condizioni di estremo pericolo potessero sollevare di peso questi due bronzi molto, molto, molto massicci. Probabilmente un'altra ipotesi vorrebbe invece che questa nave avesse realmente fatto naufragio, quindi con questi due bronzi perfettamente stivati sulla nave, che facendo naufragio poi il tempo con le forze corrosive probabilmente ha fatto sparire le tracce di questa nave e questi due bronzi sono rimasti chiaramente perfettamente allineati. Torniamo all'ipotesi Castrizio, abbiamo quindi questo ultimo viaggio dei due bronzi che da Roma sul Palatino venivano portati da Costantino il Grande nel IV secolo d.C. a Costantinopoli, la nuova capitale dell'impero. Durante appunto questo trasferimento, le due statue, quindi l'imbarcazione sulla quale facevano questo ultimo viaggio, ha trovato appunto la collisione con qualche scoglio in affioramento per finire appunto il suo viaggio a Porto Fartiglio, vicino appunto a Monasterace, l'antica Capua. Come avete visto, sicuramente la storia di questi due bronzi è ricca di interrogativi, ai quali oggi probabilmente non riusciamo a dare un giusto significato o una giusta risposta per l'esiguità delle notizie o comunque delle prove, delle tracce al nostro favore. Non è possibile quindi dare una risposta. Ci sono altre pagine da scrivere sicuramente nella storia dei due bronzi, ma sicuramente le pagine da scrivere, che sono fondamentalmente l'eredità che i nostri padri ci hanno lasciato, è già sufficiente per stupire nuovamente il mondo. Grazie. Grazie a Domenico, che è stato estremamente chiaro ed esaustivo, nonostante il tempo di anno lo abbia costretto a ritmi davvero intensi. Allora, io approfitto per ringraziare anche le telecamere di Telenuova Marina e Televento, che nei prossimi giorni proietteranno la serata sul digitale terrestre. Prima di passare il microfono per una poesia conclusiva sulla Madonna della Consolazione all'architetto Nadale Cutrupi, rinnovo i ringraziamenti che ho fatto all'inizio, ringraziamenti doverosi alle suore che ci hanno ospitato, all'Associazione Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, agli organizzatori Domenico e Carmelo, all'Associazione dei portatori della Valle della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e ai fratelli Tomaselli. Prego. Grazie. Abbiate la compiacenza di ascoltare un po' così. La Madonna della Consolazione di Reggio Calabria. Tutti, essendo in dialetto, tutti a scrivere a dialetto. Ora abbiamo uno scrive a chiamare, il quale aveva tutto sul corretto, solo dove e spesso in compagnia. Scendo secondo il lato di settembre, mi chiamo una giovane a terra. E quando tu a Basile caresti, andare in mare gente, sfiderasti. Scendi l'erbo, qualunque vantaggio, ci piano piano la città. Sulla 200 braccia incatenate, c'è l'una a tutti amore e carità. Le faceste bravo, Maria.
a San Matteo ci busti tanta gente, la bestia, per le volte sta respira, e il largo più cacciato per voi. Sul portatore, hai più da sentire. A te subito le volte tu sai quanto. Ora scrivo l'ultima quartina perché ti hai questa grazia da portare. Tu qua quando la sede non servizio, fallo stavolta con grande provincia. Fallo per poi, ma fallo il talento, manda pace, salute e signore. La consolazione sarà Patrice, falla sta grazia, quando sia la fece. Bene, l'ultimo ringraziamento è per tutti i presenti che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e ci hanno dato la loro attenzione. L'auspicio è che si possano rivalutare ulteriormente questi simboli che fanno parte della natura della città di Reggio Calabria e che possano rappresentarla non solo sul territorio ma anche lontano nella Calabria, in Italia e nel mondo. Grazie.